111. Un numero bellissimo, tante quante sono le vittorie delle azzurre in Coppa del Mondo. La ciliegina finale la dobbiamo ad un atleta che parte per Pechino e forse rappresenterà l'Italia in tutte 6 le gare olimpiche, cioè Federica Brignone. Sulla Kandar 1 di Garmisch, pista che le aveva già dato soddisfazione, con un secondo posto in discesa e un quarto in Super G, pennella una gara monumentale, non scia, danza sui suoi sci. La Valdostana vola a 19 vittorie in Coppa del Mondo ed è sempre più l'azzurra più vincente di tutti i tempi. E dire che erano 2 giorni che i problemi allo stomaco non le davano tregua. Soltanto l'austriaca Cornelia Hütter, dopo il terzo posto del giorno prima in discesa, riesce a fare meglio della campionessa valdostana nel tratto finale e ferma il cronometro sullo stesso tempo della nostra. 1:18:19, vittoria ex aequo. Ieri non sono riuscita a concentrare tutte le energie sulla discesa, però ho detto domani devo fare diverso, ci ho provato veramente, oggi ho fatto quasi anche 0 riscaldamento, ho cercato di mangiare anche qualcosa stamattina perché il cibo non è proprio mio amico ultimamente, ma per me oggi è stata una gara fantastica, sono davvero soddisfatta. Col 15° podio stagionale, 10ª vittoria, 6 Goggia, 3 Brignone e 1 Curtoni, voliamo a Pechino sulle ali dell'entusiasmo, si comincerà il 7 febbraio col gigante.